Ma quale starebbes la cartas magias più fortes che abbiamo all'interno del giocos? Scusate per lo spagnolo, lo so che sono troppo bravo, però ultimamente lo mastico davvero bene lo spagnolo. Comunque sì, oggi siamo qua per andare a decretare la carta magia proibita più forte che abbiamo all'interno del gioco. Questo canale è sponsorizzato da Fantasia Store, acquista giochi di carte, manga, Funko Pop col codice sconto SIMATRIX 5. Inoltre, questo canale è sponsorizzato anche da CardTrader, un sito di compravendita carte Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Magic, dove puoi andare a acquistare da venditori diversi al costo di un'unica spedizione grazie alla funzione zero. Inoltre, se ti iscriverai utilizzando il link che trovi in descrizione, avrai 2 euro sul tuo conto. Infine, ti ricordo di seguirmi su tutti i miei social e che ogni venerdì alle 21 mi troverai in live su Twitch, YouTube e TikTok. Link in descrizione. Sarà un video abbastanza di discussione perché comunque si parla di carte che per la maggior parte non vorrei rivedere all'interno del gioco, però qui abbiamo la Squill contro Mass Driver e uno dice: ma sono due carte completamente diverse, come fai a classificarle? Allora, la Squill ti dice che hai giocato a Yugi, hai fatto un mostro Link, evoca un mostro con 1500 inferiore da deck. Qualsiasi, so che voi pensate a Mago Gaga, però ragazzi, c'è di meglio. Snake Eye Ash, banalmente, ok? Puoi evocare la qualunque, davvero. Puoi evocare anche Pachycephalosauro, davvero chiunque, chiunque. Cioè, non tutti, tutti, però alla fine, in qualche modo, per arrivare a tutto con la Swill ci arrivi. Mass Driver è una carta che, se fosse once per turn, non sarebbe stata mai un problema, però oggi volendo può creare un FTK con Morfotronico. Basta avere un telefono al cimitero, un telefono sul terreno, cicli con Mass Driver e vinci. Però è una carta che ha bisogno comunque di altre carte con un setup abbastanza interessante sul terreno. Detto questo, ti conta poco, ok? Mass Driver è indubbiamente una carta che non deve tornare perché crea strategie tossiche, però non è che la vai a giocare ovunque. La Swill la vai a giocare ovunque, anche perché, anche se fosse a uno, è una monocopia forte, ma anche se fosse, te la prendi di trust, ok? Ti fanno nib, chiaro, devi trust, prendi la Swill ed evochi a deck uno starter che non hai usato, quindi tecnicamente parlando, più forte. Allora abbiamo Pio e Amedeo e Painful Choice. Allora, vi dirò, Musso e Hitler sono forti, indubbiamente, andando primi, però, qui, argomentazione. L'ultima carta la sceglie lui. Questo vuol dire che in un mazzo con effetti trigger su cimitero, tecnicamente potrebbe anche non aver perso nessun vantaggio. Immaginatevi un Tierlamenz. Siete contro Simatrix, che ogni tanto decide di portare Tierlamenz al local, con gli Shaddoll, perché altrimenti non è felice. Gli scarti bestia, pesca uno, e poi gli mandi un'altra carta, manda via nome Tierlamenz, ti evoca Winda. E tu dici, embè, embè, che si fa? Ma anche senza quello è duo forte, eh. Duo è forte perché non dobbiamo pensare all'outcome peggiore, ma al migliore. E togliere due Entrap è grosso going first. Ma going second, duo, è così forte? Insomma, non mi sembra fortissimo going second duo. Painful Choice è buona come top deck, è buona going first, è buona going second, è buona inside. Non è che vai a scegliere 5 carte random. Ne vai a scegliere 5 te e possono avere anche lo stesso nome. Oh sì, ti faccio vedere le mie 3 wanted e le 2 streghe. Dimmi pure cos'è che devo andare a prendermi. Cioè, dai, è ridicola. Quindi per me Painful Choice decisamente più forte, ma anche come board breaker, cioè ti metti 5 board breaker forti, alla fine poi gli effetti sono simili. Charity contro Elma. Embè? Elma è un loop che può creare roba tossica come pescare tutto il deck, fare burn. Ma Charity la giochi ovunque. Elma ha bisogno di un setup proprio minuzioso che davvero, è un po' improbabile. Di sicuro non la voglio nel gioco. Se la voglio nel gioco, la voglio once per turno e fa cagare. Charity, invece, dall'altro canto,
È buona going first, è buona going second, è buona come top deck. È praticamente una prosp che ti fa vedere 3 e poi ti permette anche di mettere in fondo, ma in realtà al cimitero, 2 carte che avevi in mano. Quindi è tipo prosp più forte, perché poi è riciclabile, non ti blocca nel pescare altre carte, quindi sì, diciamo che Charity è bella più forte di Elma. Sepoltura prematura, la mia, e Confiscation, quello che mi faranno quando scopriranno che non pago le tasse. No, scherzo, ovviamente. Però abbiamo Sepoltura prematura, che indubbiamente è un reborn che puoi andare a riciclare con carte come Zephyros, perché il problema di prematura qual è? Non solo non è once per turn, ma non va a distruggere il mostro che è equipaggiato questa carta, quindi questo vuol dire che è Monster Reborn solo per le carte che hai te nel cimitero. Però non è debole. Ok? Non è che è un Monster Reborn nerfato. È più forte perché se vai a giocare certe carte come Zephyros è doppio Monster Reborn. Eh sì, e già lì dici ok, stiamo ragionando. Quindi sì, è fortissima, ma Confiscation, raga, è sentry, perché guardi la mano e togli una carta, è forte. E voi mi dite: sì, ma se io togliessi un effetto trigger, sì, va bene, però sei scemo. Cioè, togli una Entrap come Ash, non solo l'avversario non ha Ash in mano, ma tu hai pure l'Extender con Hijita, la Charmer e il fuoco. Quindi, non vi. Cioè, capiamo, è molto più potente. E beh, Chicken Game per me può tornare a 3, a 70, tanto se Upstart può tornare a 3, anche Chicken Game a 3. È cercabile, è più facile cercare di Upstart perché i mazzi che comunque sono stupidi e giocano queste carte sono quelli che piacciono a me, quindi che giocano Revolution Synchron, fanno Antico Drago Fata, spaccano robe, si cercano quello, quell'altro, aumenta la consistenza di FTK, eccetera, va bene. Però è un pesco 1. Grass che fa? 1020. Buongiorno. Cosa le diamo? Ah, millaggio di 20 e con Tirlamence, con tutti i supporti di carte e che hanno effetti di trigger al cimitero, direi che Grass non è proprio la più sana da avere in giro. Poi, tra l'altro, Addabia di Trust, certo, anche Chicken Game, però Chicken Game per vie traverse dici: vabbè, ma se fai tutta sta strada per arrivare a Chicken Game, piuttosto ti prendi, non so, la prosp. Greener è fortissima. Godrei come un malato se venisse limitata. Ma perché sono malato io? Però non è una carta sana per il gioco. È tremendamente sbagliata. Mamma mia. Qui abbiamo forse l'unica opinione su cui voi direte: ma no, ma sì, ma tu. Coldwave fa cagare. E lo dirò fino alla fine degli ultimi giorni. Può essere a 3. Non la giocherei mai. Perché? Perché uno, devi creare un mazzo che non deve giocare magie durante la main phase 1. Ok? Perché questa carta devi attivarla. Per forza! Non ci sono vie di mezzo. Inizio della main phase 1, la devi attivare. Questo vuol dire che prosp non la puoi giocare. Questo vuol dire che mazzi come Snake Eye Fire King che hanno Falò muore. Carte come Snake Eye Fire King che anche se togliessero Falò e giocassero, non so, l'engine super heavy non puoi giocarlo perché comunque devi scalare, quindi Coldwave non ti permette di mettere roba nella zona pendulum. E inoltre, vabbè, facciamo finta che togliamo tutto questo, ok? E comunque giocare la magia Snake Eye per fare combo. Quindi non puoi giocare, non esiste un mazzo moderno che dice ok, gioco Coldwave. Coldwave si giocava in Iceborne ed era sì forte, però ecco. Si parla di altri tempi, si parla davvero di altri tempi. Oggi è improponibile per un mazzo non avere una magia di trappola utile per giocare. Dimmi un mazzo che funziona così. Anche Kashira, no? Vince non tanto per Fenrir, ma per Burf. E se tu non puoi giocare Burf, Kashira sì, può avere anche Fenrir che può rompere le palle, però finisce là. E poi Cold Wave finisce nel tuo prossimo turno. Questo vuol dire che
dovrai saltare anche un altro turno di magie trappole. Quindi se non ho TK in questa finestra temporale, hai perso. Perché l'avversario può giocare le magie e trappola. Tu non puoi neanche settarle. Quindi ti ammazzi in perma. E la cosa principale, no? È che quindi poi dominerebbero le entrap in questa finestra temporale. E tu non puoi proteggerti perché Colled non puoi spararlo. Cross out non puoi spararlo. Talent è morta. Trust è morta. Lei non puoi aggiungerla di trust. Smoke Grenade almeno l'effetto ce l'ha. Di andare a scartare una carta dalla mano. Quindi è una confisca. Però per triggerarla ovviamente ci vuole un mazzo specifico. Però almeno c'è un mazzo che può giocarla. Cold Wave devi inventartelo te. Norus neanche può giocarlo. Cioè chi cazzo gioca Cold Wave? Nessuno. Nessuno può giocare Cold Wave. È una carta di un altro gioco. Però magari in futuro uscirà un mazzo che può giocarla. Chi lo sa. Per il momento no. Abbiamo Card of Safe Return e Dimension Fusion. Allora, Dimension Fusion fa evocare specialmente anche i mostri avversari dal bandimento. E quindi questa la rende un po' meno sexy. Tuttavia, è a double di trust. Però Safe Return la giocherei ovunque. Cioè, uscisse in monocopia, la giocherei ovunque. In Snake Eye Fighting ti fai più 5. Perché abbiamo Hawk, abbiamo la Princess, abbiamo il 2 special di Splambergas. Abbiamo la special di Kirin, se giochi anche la roba di Fire King. Abbiamo anche la special di Arvata, la special di Garunix, se abbiamo mandato al cimitero per magari la strega. Abbiamo la special di Princess, insomma. Ecco, mi fa paura Return. Dimension Fusion, vi dirò, non lo so, bisogna sperimentarla. Sentry contro Kaiser Colosseum. Allora, Kaiser Colosseum, ti voglio bene. No, non è vero, ti odio. Sei una carta di merda. Tu, Bujin, tutti quei mazzi di merda che ti giocano. In OCG è a 2 adesso, dopo la Banned. Però era 3 da tanto. E è una carta di merda, perché... sì, cioè, dice praticamente se tu controlli un mostro, l'avversario non può controllare più di un mostro. Però qua c'è l'inghippo, non è board breaker, perché dice proprio alla fine, se l'avversario aveva già delle carte, sono immune a queste carte, e quindi Sentry è decisamente più forte, guardi la mano dell'avversario, gli togli una carta, non hard ones, insomma, mi sembra decisamente più potente, oddio mio. Gli antipodi, Soul Charge, fortissima all'epoca, quando era 3, chi pescava Soul Charge aveva vinto, perché... Dai, diciamocelo seriamente, raga. Soul Charge ti recupera, ti dava un vantaggio grossissimo in un'era dove il vantaggio era difficilmente accumulabile. Mi spiego meglio. Dopo la Banned che aveva toccato Mermail e si era indebolito un attimino, ma comunque in retrospettiva poi ancora fortissimo. Soul Charge, cioè, è grossa. Era grossa perché anche, non so, nell'overhypato Sylvan... fortissima in Dragon Ruler qualcosa, fortissima in Liceborn, fortissima in Infernity, fortissima, e l'abbiamo avuta in mono fino all'era Link. Cioè, fino all'era Link questa carta esisteva, ma che cazzo, cioè. Mina Mistica dice l'avversario non gioca, cioè l'avversario non esiste. Mina è un board breaker misto a un... Cioè, non è un board breaker, è un board spegnere, ok? Spegne le board dell'avversario, se giochi un mazzo che gioca pochi mostri, in realtà te puoi fare tutto, l'avversario no. Quindi, non lo so, entrambe sono fortissime. Sono fortissime, però Mina... Mina però non ha bisogno di setup, ok? Mina non ha bisogno di setup, non so quanta utilità abbia con il first... però adesso che abbiamo 3 metaverso. Metaverso è assurda, Mina. È assurda. Ma no, io direi che Mina la vince. Mina la vince perché comunque la puoi addare con Trust, eh. E riparlando di Mina. Minchia, tempesta potente, fortissima. Mamma mia, ma spaccare tutte le magie trappole. No, c'è il Link 1. Fieri Shurlo. C'è il Link 2. Trivi Karma. No, vabbè. Heavy Storm è una carta che può tornare. Mina no.
Questa è la mia argomentazione. Grass ha bisogno di un certo deck per vivere. Però vi dirò, Pot of Greed, diciamo che vincerebbe Pot of Greed soltanto per il fatto che è più facile da riciclare o comunque è più facile da usare con riciclo, perché entrambe non sono hard ones. Però Pot of Greed la puoi recuperare più volte nello stesso turno e attivarla più volte nello stesso turno. Grass difficilmente dici, ok, ho due grass in mano, l'attivo due volte. Spero che non ci sia Max C o giochi Runic. Yeah, grass con Runic, raga, ma... Cioè, ti togli metà deck all'avversario, poi milli tutto il deck. Mi sembra giusto. Onestissima, sano Yu-Gi-Oh! Pot of Greed invece dici, pesco due. E sì, è come giocare 38 carte. Però, vuoi mettere fare più 20? E soprattutto, no? Mettiamoci in un'ottica going second. L'avversario ci attiva l'effetto mostra. Abbiamo Trust. Che ci prendiamo? Pot of Greed per vedere forse un board breaker? O Grass, che mi milla tutto il deck e quindi magari mi prendo le Shizu, mi prendo posso attivare 5 effetti trigger. Certo, Grass funziona soltanto con certi deck, Pot of Greed in tutti praticamente. Però mi prendo le conseguenze, per me Grass è più forte di Greed. Per me Grass è più forte. Sentry contro Metamorfosi. Metamorfosi, devi spezzare. Devi sprecare uno spazio di extra per giocare un target che possa essere semidecente e ha un costo. Sentry non costa nulla, guardi la mano dell'avversario, dici bella sta merda, mettila via. Sentry molto più potente. Metamorfosi rimane una carta interessante e secondo me potrebbe tornare a uno, tanto per vedere. Però, cioè, Sentry non riuscirei mai a immaginarla in un gioco. Mirage of Nightmare e Charity, allora... Nightmare funziona anche sotto Droll, ti dà un bel vantaggio, perché sotto Droll funziona, perché semplicemente peschi il turno dopo. Mirage of Nightmare, se ce l'hai in mano, è grossa, però non è immediato il vantaggio, deve esserci un turno. Charity è immediato, quindi per questo direi che Charity è più forte, però Mirage of Nightmare non è che sia debole, anzi. Comunque, tra Last Will e Barrage, allora, evocare entrambi i mostri con 1500 attacco inferiore da deck, uno evoca soltanto Zodiac, l'altro evoca qualsiasi fottuta cosa. Entrambe fortissime, Barrage la voglio però vedere in meta, cioè io la voglio sbannata, io mi sono preso il playset di Barrage, quindi la voglio. questo è l'unica... motivazioni per cui voglio Barrage, perché adesso c'ho tutto Zodiac praticamente. Confiscation contro Painful Choice. Allora, indubbiamente Confiscation è forte, però Painful Choice, cazzo, ti prendi quello che vuoi, insomma, è più forte. Confiscation è... Allora, diciamo che nelle mani di un giocatore forte, quindi sa cosa sta giocando, Confiscation è più forte perché praticamente l'avversario non esiste. Hai soltanto una variabile incognita, a parità di deck e parità di fortuna nelle mani, tu sai cosa ha l'avversario in mano, gli togli una carta e quindi sta sotto di te, e quindi c'è un'incognita che deve pescare, che quindi la top deck, la sesta carta, che potrebbe ribaltare la situa, però voglio dire, tu tiri attorno alle carte che ha già, ed è facile avere qualcosa per opprimere la pescata, anche la pescata migliore. Quindi secondo me Confiscation strong, but Painful Choice la giochi anche secondo. È una top deck che ti cambia la vita. Confiscation, se arriva tardi, è morta. Choice, no, rimangono entrambe OP come la merda. Smoke Grenade of the Thief contro Return, direi Return, perché Thief ormai purtroppo col ban di Isolde non è così facile da cercare. Però l'effetto più forte ce l'ha lui. Però Return la giochi ovunque. Smoke Grenade no. Questo è particolare perché abbiamo una carta Hard Ones per turn che ti permette di fare un bel vantaggio. Una Foolish di qualsiasi fata, luce, non mi ricordo, quella roba del genere. Più normal addizionale, più roba che vuoi, dipende da cosa evochi. Di certo più forte di Ritorno Totale, che voglio dire... flippanti spell in standby.
Però se tornasse, secondo me non cambierebbe molto nel gioco, quindi fusione brillante sì. E non mi dite, ma noi mazzicanti, però adesso sono Marti se c'è giga ritorno totale. Bro. Entri contro Charity. Charity è buona sempre, indubbiamente. Però c'ha una variabile di casualità, nel senso, tu non sai che carte peschi. Mentre Sentry ti dà informazioni. Charity può ribaltarti una board dopo Trust, Sentry no, però Sentry ti garantisce che turno 1, cioè tu stai sopra l'avversario, perché Sentry a parità di condizioni ti mette sopra l'avversario. Charity è una roba che può essere un pelo random, difficile vedere una Charity che funziona poco, però Sentry per me premia di più la skill del giocatore. E Greener contro Painful Choice, mi spiace per Greener, ma può capitare che milli 20 carte di merda. Sì, i giocatori di Master Duel lo sanno benissimo. Però, difficilissimo, eh. Qualcosa da fare ce l'avrai sicuramente. Tuttavia, Painful Choice ti porta quello che vuoi e la giochi ovunque. Greener soltanto in certi deck. Penso che comunque sia più forte Mina, perché è più facile a cercare, ma solo per quello. Cioè non c'è una magia che va a cercare magie continue. Qui abbiamo Terraformare, poi con Metaverso. No, no, è più forte Mina. Last Will contro Fusione Brillante. Arrivederci, Fusione Brillante. Qui stesso livello di potenza. Secondo me, se ci fosse una tier list immaginaria di carte magie rotte, sarebbero tutte e due in cima. Secondo me, tra queste due non c'è la risposta giusta e la risposta sbagliata. Diciamo che Painful Choice però rappresenta un bel vantaggio. Sentry di top deck non fa vincere. Painful Choice sì. Ecco, mettiamola così. Mina contro Last Will. Vi dirò. Cioè, se non esistesse Metaverso, Mina magari la considererei un po' più debole. Però con Metaverso 3, raga, c'è. Ce l'ha di trust anche se l'avversario non ce l'ha. Cioè, perché l'avversario ti spegne le cose, ok? Trust, ti fa draw. Trust, setti la trappola metaverso. Sorno dell'avversario, evoca un mostro metaverso. E let's go, hai in mano il gioco. Quindi, Mina più forte di Last Will, secondo me. E tra Mina e Painful Choice. Mina è una delle carte più oppressive che abbiamo avuto all'interno del gioco. Però Painful Choice davvero lo rompe il gioco, cioè nel senso hai una copia in più di qualsiasi starter, di qualsiasi board breaker. Painful Choice ti fa scegliere tra 5 e di queste 5 le scegli te e magari hanno tutte lo stesso effetto, ti portano comunque alla stessa board e alcune magari hanno anche effetti trigger, quindi è tipo l'ennesima potenza, l'ennesima evoluzione. Perché io ho avuto Upstart come base per descrivere tutte le carte che ti portano vantaggio. Painful Choice è tipo lì. Upstart è qua. Ok, è qua. Painful Choice non riesco neanche a immaginarli. Mina, fortissima. Ah, Painful Choice secondo me è davvero la più forte. Cioè, senza dubbio la più forte. Bene, anche Mina in realtà è una delle carte più sbroccate, però voglio dire, non lo so, sono indecisissimo. Ditemi la vostra, qua voglio sentire la vostra. Secondo voi qual è la magia più rotta che c'è all'interno del gioco? Io vi ho detto la mia, vi lascio anche il torneo WWFU, basta che lo cercate su internet e lo trovate. Si chiama Banned Spells in Yu-Gi-Oh! E noi ci vediamo venerdì. Forse, non lo so, magari è uscito venerdì questo perché siamo in periodo banned, quindi non ne ho idea. Bene, ma detto questo è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video. Arrivederci.